Audi A4 2005 V6 TDI, iniezione diretta del gasolio, e l'Alfa Romeo 156 2.4 JTD, iniezione diretta e Common Rail. Due vetture sportive, nonostante l'alimentazione a gasolio, perché sono capaci di prestazioni al pari di quelle a benzina. L'Alfa Romeo 156 è dotata di uno dei motori a gasolio più disponibili e moderni di quest'epoca. Ha l'iniezione diretta Common Rail e dispone di 136 cavalli. Dal punto di vista telaistico, la 156 presenta altri motivi di interesse, ad esempio la sospensione anteriore a quadrilatero deformabile derivata da quelle utilizzate in corsa. Dal punto di vista delle prestazioni, l'Alfa ha fatto registrare dei valori molto interessanti, uno in particolare, l'accelerazione da 0 a 100 9,5 secondi, un valore di accelerazione che è pari a quello di una vettura a benzina da 2 litri e diciamo anche di quelle sportive. La ripresa è ottima, 14 secondi per passare da 70 a 120 e la velocità massima superiore ai 200 km all'ora. Si può tranquillamente guidare la 156 ad elevate prestazioni con scioltezza, quasi con sportività, senza dover per questo essere penalizzati nei consumi. Alle andature autostradali il comfort acustico peggiora leggermente, ma soprattutto per colpa dell'aerodinamica. Il motore è brillante, la tenuta di strada è notevole e lo sterzo è preciso, mentre come difetti possiamo richiamare solo alcune finiture che sono migliorabili, ad esempio ricordiamo le maniglie per le porte posteriori che non sono molto comode da aprire e la frizione un po' pesante. Per il più potente dei propri motori a gasolio, l'Audi ha scelto l'architettura a V6, una struttura poco comune nei motori turbo diesel, che comunque assicura un buon grado di fluidità di marcia, silenziosità e soprattutto potenza. Questo motore ha 150 cavalli ed esercita una coppia veramente notevole. A questo motore, per sfruttare al meglio le caratteristiche, è stato abbinato un cambio a 6 marce, anch'esso inedito nel campo dei turbo diesel. La velocità massima è addirittura superiore ai 212 km/h, l'accelerazione 9,5 secondi per passare da 0 a 100, come per l'Alfa Romeo 156. L'elasticità del motore è buona e i consumi sono tutto sommato buoni, anche se non così apprezzabili come per l'Alfa Romeo. Abbiamo riscontrato una climatizzazione eccellente, finiture di grande livello e un cambio a 6 marce molto manovrabile. Tra i difetti possiamo rimarcare solamente l'abitabilità posteriore, che è un po' carente per le persone di statura più alta. Il prezzo su strada di queste due vetture che abbiamo provato è molto conveniente per quello che riguarda l'Alfa Romeo 156, cioè 46 milioni e 850 mila lire chiave in mano, invece un po' elevato per l'Audi A4 V6 turbo diesel, che viene a costare 67 milioni 123 mila lire. Dovete però tenere presente che la versione avuta in prova era una 4 ruote motrici e si possono risparmiare parecchi milioni scegliendo la versione a 2 ruote motrici. Hey, hope you've enjoyed our coverage of the Tour de France. It's certainly been a pleasure bringing it to you. There's plenty more cycling to come here on Eurosport.